L'attività del nostro sistema ovviamente è a pieno ritmo, continuiamo anche a fare le assunzioni, quelle consentite dalle normative nazionali, come ogni venerdì noi inviamo un report al Ministero e possiamo dire che rispetto alla settimana scorsa abbiamo fatto altre 12 assunzioni, delle quali 5 riferite a medici, un infermiere e altro 6, per un totale complessivamente di 737 unità dall'inizio dell'epidemia. E alcune notizie importanti sulla riattivazione di quelle che sono delle visite, tra l'altro molte attese, che mi stanno molto a cuore. Gli screening mammografici ripartiranno dal 22 nelle varie aziende, in Astrè già da questo lunedì, potendo recuperare e riattivare un percorso che si era interrotto ovviamente a febbraio all'inizio della pandemia, e quindi una risposta importante da dare alle donne, accompagnato ovviamente con la necessità necessaria attenzione per il recupero e la ripresa anche degli altri screening altrettanto importanti. E vorrei anche darvi notizia del percorso che abbiamo e che stiamo portando a termine per la riapertura dei centri diurni per disabili. Come noto è un'attesa forte, una richiesta da parte delle famiglie. Noi oggi abbiamo fatto un approfondimento con la consulta handicap regionale, negli scorsi giorni con i centri degli enti, gli enti gestori, e lunedì definiremo il percorso. Abbiamo elaborato un piano territoriale per la riapertura che verrà sottoposto al confronto lunedì e, qualora condiviso, sarà oggetto di una delibera di giunta di venerdì prossimo, in modo tale da poter consentire ai centri di riaprire i primi giorni di luglio. È un percorso complesso, è stato fatto con le regole della cautela e della prudenza per la sicurezza degli ospiti e per la sicurezza degli operatori.